Ma tu non hai niente a scalza per lì. Andiamo in su. Fuori qua, se c'è tanta gente, non fanno partire le macchine. Fabio! Piano piano, vedi? Che ombre che qua non vuole nessuno, lo dico subito, ma io devo vedere le macchine e il fascino. Dalla macchina qua non vuole nessuno, se devo vedere le macchine per forza. Ci mettermi di là. Dove andiamo? Che arrivo adesso. No, fermo, fermo, fermo! Verticalità pure nel ritorno dalla prova speciale, nella strada che congiunge Monte Ortigara a San Bartolomeo, in lontananza la strada del Giro dell'Isola che porta anche a San Romolo. L'autostrada dei fiori con le gallerie. E picchiata su San Bartolomeo. Con sinistre foschie. Qua è roba da 25-30, se non più per cento. Una pendenza mostruosa.
via Dante Alighieri a Sanremo, stiamo scendendo dalla prova speciale e due macchine dietro di noi, ce n'è una da rally che probabilmente ha concluso una delle prove della delle seconde, terze fasce e nel buio sta cercando di raggiungere il parco a Sanremo. E la Dacia Societaria però sembra quasi distaccarla. Ora cercheremo di lasciare scorrere anche la macchina da rally che è in gara, che però stiamo seminando, quindi è impossibile in tempi brevi. Stiamo seminando più che altro perché dietro di noi c'è una macchina lentissima che la sta tenendo a freno. Stiamo scorrendo per il serpentone che è via San Francesco. Qui potrebbe essere un punto buono, anche il motorino davanti a noi penso voglia vedere passare la macchina. E noi ci fermiamo così, possiamo farla passare. Forse qualche problema, una macchina tedesca seguita da un'altra macchina, forse la prima ha aspettato la seconda per scendere poi a braccetto. Abbiamo scoperto che la macchina davanti a noi era quella di Andreucci e Andreussi, quindi a livello italiano tra i più forti, se non i più forti, anche se noi ovviamente tifiamo per Scandola che è della Skoda, un anno ha anche vinto un paio, domani ne sapremo di più se non già stasera.